Parliamo adesso di un altro campo magnetico molto importante, che è quello generato dalle correnti, ad esempio da un filo rettilineo percorso da corrente. Abbiamo visto nell'esperimento di Oersted che anche una corrente genera un campo magnetico, perché per quale motivo? Perché se io metto sotto l'ago della bussola, al passaggio della corrente l'ago della bussola si sposta, si dispone ortogonale al filo stesso. Quindi è come se il filo diventasse un magnete, un filo percorso da corrente si comporta come una calamita. Le interazioni magnetiche infatti sono del tipo magnete-magnete, quindi è come effettivamente che questo filo percorso da corrente fosse una calamita con due poli, un polo nord e un polo sud. Abbiamo visto anche come sono fatte le linee del campo magnetico prodotto dalle correnti. Ora resta da determinare una formula che mi dà il modulo di questo campo magnetico. Questa formula, si chiama legge di Biot-Savart. La legge di Biot-Savart ci fornisce il modulo del campo magnetico prodotto da un filo indefinito, infinitamente lungo e rettilineo, percorso da corrente. Allora, ci poniamo in un punto a distanza r, appunto dal filo stesso, e abbiamo visto che le linee di campo magnetico sono delle circonferenze concentriche che giacciono su piani ortogonali a quelli del filo. Esisterà quindi una linea di campo costituita da una circonferenza che passa per questo punto. In questo caso, nel disegno, ho rappresentato la corrente verso l'alto, quindi la linea di campo sarà percorsa in senso antiorario. E quindi il vettore campo magnetico, che è tangente sempre alla circonferenza, sarà disposto in questa maniera. Si può dimostrare che quando la distanza r è molto minore della lunghezza del filo, quindi quando idealmente il filo è infinitamente lungo, il modulo del campo magnetico dipende in questa maniera dalla corrente che lo genera. Quindi il modulo del campo magnetico è dato dal prodotto di una costante, mu con zero, che si chiama permeabilità magnetica del vuoto, moltiplicata per il valore della corrente, a dividere c'è 2 pi greco r, dove r è la distanza tra il filo e il punto in cui calcolo il campo magnetico. Questa costante mu con zero vale 4 pi greco per 10 alla meno 7 tesla metro fratto ampere. E se io moltiplico 4 pi greco, che è circa 12 e qualcosa, avrò 1,2 per 10 alla meno 6 tesla metro fratto ampere. La permeabilità magnetica del vuoto quindi è una costante che ci dice che anche il vuoto è adatto a condurre i campi magnetici. Questa costante naturalmente è la controparte nel mondo del magnetismo della epsilon 0, della costante dielettrica del vuoto.